Rientriamo in Italia, rientriamo nel tessuto economico della nostra regione. Abbiamo questa sera deciso di chiamare un esponente importante dell'alta moda, un imprenditore, poi mi correggerà lui se sbaglierò qualcosina, un fashion designer, giusto Lino Sentiero? Sì, lei non si sbaglia. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Buonasera. Come stai innanzitutto? Diciamo abbastanza bene, pronti per la ripresa. Senti Lino, abbiamo chiesto un po' a tutti i rappresentanti importanti degli altri segmenti economici del paese. Nel tuo settore, qual è la prospettiva? Cioè, al di là di quello che il governo ha fatto o farà, vi potete dire soddisfatti o secondo te le decisioni del governo sono molto deficitarie da questo punto di vista per il settore moda? Le non decisioni del governo sono palesemente inconcludenti per tutti i settori. Per la fattispecie, per il mio, voglio dire, sono proprio andati nel nulla. Però, siccome che il nostro lavoro è fatto soprattutto di passione, cerchiamo di rimboccarci le maniche e di cercare di ripartire nella piena libertà, perché poi il nostro lavoro è fatto soprattutto di buon umore, si crea soprattutto quando si ha un contesto fatto di luce, di positività. Però certo, siamo pronti. Senti Lino, la domanda che mi viene ovviamente di farti è: avete già pensato, almeno tu nel tuo settore, per quanto riguarda la tua attività, a dove andrà a parare il settore della moda? Visto e considerato che l'emergenza non riguarda chiaramente solo l'Italia, la pandemia è tale perché purtroppo ha, tra virgolette, infettato tutto il mondo. Hai già studiato delle strategie di rilancio oppure secondo te è ancora troppo presto per fare delle previsioni? Secondo te come cambierà il mondo della moda? Il mondo della moda spero che cambierà soprattutto in una grande selezione, siccome che tanti colleghi come me siamo esportiamo e quindi lavoriamo con il mondo, certo, al momento è abbastanza tutto fermo, però siamo pronti per poter proporre un qualcosa soprattutto per il 2021. Ah, quindi già siete proiettati al prossimo anno? Sicuramente per il 2020 si prevede soltanto uno stand by e tutta una ricerca per il 2021. E dal punto di vista della creatività, questo maledetto Covid-19 avrà un peso sulla creatività di cui parlavi tu prima? Ha un peso sicuramente ed è palese a tutti, però con la speranza che possa venire fuori la libertà di espressione e quindi questo è un bellissimo messaggio da parte tua, di poter finalmente far sognare tutti e di non smettere mai di sognare e soprattutto di poterci fare esprimere il vero Made in Italy. Ma siccome io ti conosco bene, so che sei una persona molto elegante in tutti i sensi, mi permetto di darti del tu perché ti conosco da molti anni. Ti chiedevo perché io sono convinto che uscirà, sicuramente utilizzo un termine non tecnico, ma qualche astrologo del mondo della moda che farà qualche creazione discutibile sul Covid. Ne sono strasicuro. Infatti, poi tu mi darai qualche conferma o no, se sarà di dubbio gusto, secondo te la libertà è tale perché deve dare sfoggio anche a tutti coloro che hanno magari un senso dell'estetica abbastanza discutibile. Però dimmi Lino. Chi è di buon gusto, di eleganza, come tu ben dici, farà un'autoselezione automatica e quindi va bene la libertà di espressione, ma tutto c'è un limite. Senti Pasquale, ti faccio, prima di andare in pubblicità, perdonami Pasquale, nome di mio padre, quindi perdonami, mi sento di giocare in casa, un nome bellissimo tra le altre cose, siete anche il protettore Pasquale Bailon, il protettore delle donne, quindi voglio dire è un nome importante, Lino Pasquale per molto me è eleganza. Allora ti lascio salutare Gianfranco Iervolino, che è un nostro amico comune. Ciao Gianfranco, grande. Buonasera a te. Buonasera a tutti. Ciao Gianfranco. Come va? Gianfranco, ti abbiamo preso con le mani in pasta, no? Sì, ho fatto appena appena le ultime 4-5 margherite. Bene. A disposizione per voi.